Un saluto a tutti gli amici collegati. Mi sono giunte molte email per quanto riguarda i venditori noleggiatori di indicatori miracolosi. A me fa piacere che arrivano queste email perché mi prendete come uno dei vostri. Io sono uno del popolo, sono uno come voi, né più né meno. Non sono una persona differente alle persone che mi scrivono. Perché guadagnare nel trading finanziario non è un'impresa titanica. Ci si arriva mettendo insieme tanti 2 più 2, con conoscenza, con metodo, con lucidità, ma non serve una scienza o un'intelligenza sovrumana. La stessa Trading Educators, l'Accademia di Joe Ross, dice chiaramente, quindi non sono parole mie, lo dice chiaramente, che per guadagnare nel trading online serve un buon piano di trading, calcolare bene il rischio, ottimizzare i guadagni e saper sospendere la strategia quando non produce più determinati risultati. Quindi non serve una scienza, un brevetto di chissà che tipo, di chissà che genere. Però ci sono sempre più, stanno sempre aumentando sempre di più i venditori, i noleggiatori di indicatori miracolosi. Perché ci sono delle persone, ed è fantastico questo, ci sono delle persone in Italia soprattutto, eh sì, in Italia ce ne sono tantissimi, che hanno sviluppato dei robottini o degli indicatori o dei software davvero miracolosi che vi fanno fare dei risultati importanti, che vi danno un'altra visione del mercato, vi pongono in un'altra ottica del mercato. Quindi non dovete andare a leggere i libri di Murphy, i libri di Joe Ross, non dovete andare a leggere o prendere esempio dai grandi trader del passato e magari sviluppare poco per volta un vostro metodo. No, no, no. Loro hanno sviluppato degli indicatori che sono miracolosi, degli strumenti unici. Sono incredibilmente fantastici, vi pongono in un'altra dimensione nel trading online. Ne parlano talmente bene con tutti, ma con tutti, stanno lì tutto il giorno a parlare dei loro indicatori, di quanto buoni siano, di quanto siano efficaci, belli da vedere, in ogni minimo particolare. Ne parlano bene anche col vicino di casa, anche col cane dei vicini. Con tutti ne parlano bene. Al bar, al ristorante, per strada, da soli, in macchina, ovunque. Perché hanno sviluppato degli strumenti unici. Sono unici, parliamoci chiaro. Sono spaziali questi strumenti. Capiscono determinati movimenti, come si sviluppano e chi li sviluppa, e hanno veramente rivoluzionato un mondo, cioè hanno degli strumenti tali che veramente c'è da emozionarsi nel solo nel vederli, perché veramente io rabbrividisco, ho visto delle immagini, degli indicatori, veramente sono rimasto basito da tanto sviluppo, da tanta efficacia, davvero
degli strumenti fantastici. Però mi è venuto un dubbio e ho pensato, ma caspita, ne parlano in continuazione di questi indicatori che hanno sviluppato, hanno creato loro, no? Nei loro blog, nei loro siti, nei loro canali di YouTube, in qualche intervista su internet, in qualche intervista su YouTube, in qualche intervista in streaming, insomma, ne parlano in continuazione, ma poi ho pensato, ma caspita, manca un piccolo particolare, proprio una cosa lieve, piccolissima, i risultati. Non ho visto nessun risultato, proprio neanche uno. Voi direte sì, no, ma magari qualcosina su internet, magari un segno più su un grafico, più 1%, più 2%, così tutto scritto su un grafico, magari così narrato a voce. No, ma io dico i risultati concreti, quelli pratici, quelli su una piattaforma dove in genere si fa trading online, quindi una piattaforma. Una piattaforma magari in un conto reale. Cioè, voglio dire, sono degli indicatori fantastici, miracolosi, hanno sviluppato degli strumenti unici, ma avranno dei risultati che vorranno mostrare al mondo intero, suppongo. Anzi, dovrebbero tradurre i loro risultati in tante lingue differenti perché hanno sviluppato un prodotto talmente importante che quello che mi dico, quello che mi chiedo, scusate l'italiano, ma quello che mi chiedo è i risultati ma dove li trovo? Su un libro di magia nera, dove li trovo i risultati? Non capisco. E allora mi sono concentrato su un particolare molto concreto. Siccome a me non va, ma io penso anche a tanti di voi, no? Non va di prendere delle conoscenze così importanti di persone che hanno dei risultati talmente enormi che fanno anche fatica a mostrarli, perché alla fine non li mostrano, perché sono talmente giganteschi questi risultati che loro hanno, che giustamente è difficile per loro mostrare i loro risultati. Sarebbero giganteschi, cioè, per umiltà, proprio perché sono delle persone umili, non li mostrano. E questa è la verità. Quindi, sì, li vendono, ok? Sì, li noleggiano annualmente, non è che ve li vendono prodotto prezzo finito, prodotto finito, no, anno per anno, anche perché poi se ve li vendono completi, giustamente dopo non ci si risente più, quindi anche per un discorso sociale, anzi quasi esclusivamente per un discorso sociale, cosa fanno loro? Ve li noleggiano magari annualmente. E poi magari dopo un anno c'è pure una telefonata, qualcosina di, cioè anche per sentirsi, insomma, no? Quindi è più una carineria di questo genere, di questo tipo. Però siccome sono talmente tanto importanti questi indicatori, queste conoscenze sono talmente tanto profonde, importanti, perché non ve li tenete stretti questi indicatori? Perché non, cioè, lo dico per voi, sono delle conoscenze talmente forti che forse non tutti sono in grado, non tutti ancora, insomma, potrebbero capire l'importanza di questi indicatori, di questi software che avete sviluppato, creato voi. Forse non sono pronti. E quindi il mio consiglio è, nel mio piccolo, perché non ve lo tenete stretto per voi?
E lo dico per voi perché forse la gente non è pronta per quest'atto di generosità delle vostre conoscenze divulgate in questo modo.